Bene, mi hanno detto che la soluzione migliore in realtà è usare Linux. E usare Linux potete farlo sulla vostra macchina, se avete una macchina Linux, su una macchina virtuale, oppure se volete fare una cosa fatta per bene, quindi avere un server accessibile proprio da internet, usate un provider tipo DigitalOcean, ma c'è anche Amazon VS e C2. E poi c'è Linode, insomma ce ne sono OVH, insomma che danno tutta una serie di sistemi. Io vi farò vedere DigitalOcean perché con DigitalOcean potete creare rapidamente quelli che si chiamano i droplets. Quindi proviamo a vedere, vediamo se questa volta va meglio. Creiamo un droplet, usiamo Ubuntu e Ubuntu scegliamo la 1710, il meno costoso. Lo mettiamo a Londra e poi dunque qui non mi è detto nulla perché prima l'avevo messa sbagliata. Qui chiamiamolo video.droplet e facciamo create. Ok, vediamo un po' se questa volta non ce lo fa. Stiamo creando una macchina totalmente nuova che si basa su Ubuntu 1710. Ora, l'idea è che non appena la crea ci dovrebbe mandare per posta una password. Tempo di creare una macchina, credo che sia su circa un minuto. Vediamo un po' se ci arriva. Ok, sta partendo. Ok, direi che l'ha fatta e vediamo se per caso, ecco, vedete che è arrivata una password per posta, che è questa. Username root e password, questa password complicatissima. Allora, per usare questa password, di cosa suggerisco? Suggerisco di scaricare un prodottino che si chiama Putty, quindi voi cercate praticamente Putty download e poi andate a scaricare download Putty e quindi avete scaricato questo Putty, lo installate e poi il Putty lo trovate installato. Io non sono installato, qui ce l'ho sotto di bin. Comunque, lanciando questo Putty, vedete che potete collegarvi al vostro oggetto. Andiamo su DigitalOcean, ci colleghiamo a questo IP, ma l'IP l'avete più o meno capito che cos'è. Ci colleghiamo con ci sarà il modo SSH, remote com, niente. Qui dovrebbe bastare probabilmente così, nel senso che se noi facciamo open così, lui dovrebbe chiederci root, che è l'utente più importante, gli mettiamo la password, Ctrl C, andiamo sul putty, andiamo qua, qui ci chiede la password, qui clicchiamo col sinistro qua, poi col destro dovrebbe aver copiato, incollato la password e vediamo se ci fa entrare. Ok, vedete che ci fa entrare. L'unica cosa è che per vederci qualche cosa cambiamo Change Settings e poi andiamo su Appearance, Font Courier e facciamolo un pochino più grosso. Apply e così vedete chiaramente cosa sto facendo. Ok. Ed è che la prima volta che entro mi chiede di cambiare la password, quindi devo mettere, clicco, tasto destro, rimetto, incollo quindi la password che avevo e la nuova password. Ok, ne ho pagata una e ho messo nuova password. Vedete che a questo punto io sono su Linux. Ora a questo punto vi farei una rapida carrellata delle cose più importanti da sapere, su Linux. Quindi, come vedete, qui siamo una finestra terminale. Sul terminale il comando che di solito si dà sempre è lista di file ls che ci fa vedere dove siamo. Se
Se noi avessimo dei file, adesso vedremo, si vedrebbero tutti questi file, uno per ciascuno, dove sono. Attenzione che la lista si può fare anche meno L per vederli in lungo. Adesso magari creiamo un file. Quindi per creare un file, uno dei metodi più diffusi è quello di fare VI. VI è un sistema per creare un editor un po' complicatino che adesso vi farò vedere in pochi secondi se ci riesco. Quindi fate VI il nome del file, quindi per esempio dico pippo.txt, invio. A questo punto, quando siamo qui, premo I perché si inserisce e qui scriviamo qualcosa, testo, mettete al metodo testo, invio. Altro testo, eccetera. Qui il problema è che la freccina è un po', cioè se andate su, sì, potrebbe anche funzionare, quindi potete muovere la freccina, ma siete, come vedete in fondo, in modalità insert, che vuol dire che state scrivendo, no? Quando avete finito fate escape, quindi va via insert, non c'è più. E a questo punto, per salvare questa cosa, vedete che muovete con le freccine, avanti, su e giù, e poi quando volete salvare fate due punti e poi WQ. Ok? Quindi questo, diciamo, è proprio un crash course di VI. Su internet trovate molti corsi che vi spiegano come funziona. Se VI non è fatto per voi, potete usare anche nano, quindi nanopippo.txt. Ecco, vedete che Nano assomiglia un po' di più a quello che pensate essere un editor di testo simile Windows. Andate, cancellate, modificate e poi alla fine fate un Ctrl X. Quindi Ctrl X vi chiede di salvare, quindi Y, vi chiede il nome, pippo.txt. Vedete che lo chiede qua, se non vi piace quello lo potete cambiare, mettete invio e a questo punto ls, finalmente vediamo pippo.txt. ls-l fa vedere il file o i file, e possono esserci più di uno. Ad esempio io posso fare cp e fare cp pippo.txt in pluto.txt. E così ho creato due file, ls, vedete che c'è Pippo e Pluto, ls-l, e li vedete in ordine. Qui, come vedete, c'è la lunghezza in byte di questo, 56 byte, e l'ora, date ora in cui è stato creato questo file. Questo, diciamo, più o meno simili a quello che c'è su Windows. Ora qui la cosa in realtà è un po' diversa da Windows è come si installano le cose. Si usa un pacchetto che si chiama apt su Ubuntu. Allora, noi vogliamo installare MindTest, però la teoria serve fare apt install MindTest, no? Ma noi dobbiamo ricordarci, soprattutto la prima volta che abbiamo installato un sistema operativo, di fare un apt update. Allora, apt update, invio. Questo sostanzialmente va a cercarsi tutte le cose, tutte le sorgenti, diciamo tutti i cataloghi di software che sono disponibili per Ubuntu, se li raccoglie, in modo tale che quando poi gli direte apt install mindtest server, forse mindtest-server, ok? Allora, a questo punto, se l'avete scritto bene, vi dirà tutta questa sequenza di cose e vi chiede: volete continuare? Invio Y maiuscola, oppure scrivete Y, e questo fa tutto il necessario per installare MindTest. Nella versione giusta, in quanto, vedete 0.4.16, Ubuntu 17.11, quello che abbiamo installato, e fa ciò che ci interessa, quindi ok. Ora, quello che è successo è che lui ha anche lanciato direttamente anche
il server. Infatti, come facciamo a sapere se c'è un server? Basta che facciamo nestat-pntl pipe grep main test. Ah, non c'è. Non l'ha salvato. Però ha fatto un main test service là sopra. Quindi, come facciamo a far partire questo servizio? Vediamo un po' se c'è un etc init di main test server. Ok. E qui facciamo start. Ok, quindi facendo così, adesso a voi sembrerà tutto arabo, comunque in questo modo è partito il servizio di main test. E il comando che ho dato prima, netstat-pntl, serviva per vedere. Non ci siamo. No, proviamo a vedere una cosa. Meno 30.000. Non ci andiamo. Quindi non è partito tanto. Vediamo perché non è partito. ls var log main test log. Questo è un file dove vengono messe tutte le informazioni di log. Se noi entriamo col vi, e poi facciamo var log m, faccio tab di file autocompletion main test.log, così andiamo. Possibile che sia su? Proviamo a vedere se è su. Allora, per vedere se la porta su cui sta girando, se non mi ricordo, posso fare ifconfig e non ipconfig. E mi fa vedere sostanzialmente la porta, questa. Faccio, la seleziono soltanto e poi vedete che col tasto destro me la mette, perché provo a vedere se riesco a collegarmi con putty. Non con putty, con il main test. Quindi main test, entriamo qua, entriamo sul menu. E qui gli mettiamo l'indirizzo del nostro server appena creato, 30.000, e poi gli mettiamo Salazar. Ah sì, vedete, era su, effettivamente era su. Quindi quello che state vedendo adesso è io che entro sul mio server Linux appena creato. Ok, quindi riassumendo, dunque, come faccio a sapere chi è l'administrator? Perché qui non se io faccio grant me all, mi dirà che io non posso farlo. E come faccio a amministrare questo signore? Quindi dobbiamo tornare sul nostro putty, la nostra finestra con cui siamo collegati, e andare a vedere. Facciamo cd etc main test. Vediamo un po' cosa c'è. C'è un maintest.conf. Facciamo il nano, se vi trovate meglio, maintest.conf. E qui vedete che ci sono tutte le configurazioni che ci servono. Quindi questa cosa qua facciamo la scrivere. Scriviamo il nome, questo mio server. Ah, queste cose qua valgono anche per Windows, eh? Ma soprattutto la porta, bind address, vedete che qui in questo caso non c'è, quindi si binda su 000. Ma la cosa più importante è il, allora, facciamo Ctrl V per cercare. E cerchiamo name. No, vediamo un po' se riusciamo a cercare di nuovo. Ctrl V name. Potrebbe non funzionare. No.
Ctrl F, Ctrl V. No, name of the player, era questo che volevo. Allora, name of the player, qui modifichiamo al posto di name, gli mettiamo Salazar, cioè il nome dell'utente che vogliamo che sia amministratore. A questo punto facciamo Ctrl X, Y, invio, e poi facciamo ripartire con etc init.d main test server restart. Quindi questa cosa fa dovrebbe aver buttato giù e ributtato su il main test server. Riproviamo a vedere di collegarci. Ok, vedete che si è collegato. Siamo sulla si nuovo qua. Se però a questo punto chiedo privs, vedete che ho tutti i privilegi perché sono diventato l'amministratore. Ok, allora come abbiamo detto, nei prossimi video vi farò vedere come personalizzare il maintest.conf in modo tale da poter assicurarsi che il nostro server main test sia protetto contro gli attacchi e sia configurato decentemente. Ad esempio, vedete che qui c'è la modalità di, cioè siamo creativi, no, adesso siamo in creativo, però vedete che per distruggere ci impiega un po' di tempo e quindi ci sono un sacco di cosette che dobbiamo mettere a posto. Quindi per questo video, quindi per vedere come fare l'installazione senza interfaccia grafica, perché quella è migliore sotto Linux, soprattutto se su un server esterno. Quindi ci vediamo per le prossime installazioni.